Benvenuti picciotti a questo nuovo video. Siamo al secondo episodio di GTA RP con Nando Vaccaro. A voi il video. Salve. Salve. Volevo sapere per la visita Posso per il porto darmi? d'armi? Sì, perfetto. Ecco. Mi hai immaginato? Ho la faccia di uno che ha bisogno di armi. No, il problema è che ci sono pure altre persone che lo chiedono. Ah, va bene. Come funziona? Mi può dire, per favore? Il turista dovrebbe essere un superiore, un primario, un capo. Però al momento non c'è nessuno dei due. Sa quando posso trovarli? Lei fino ancora in città? Almeno per altre 2 orette piene. Provi fra un po'. Che al momento non c'è nessuno. Va bene, faccio un giretto e torno fra una mezz'oretta, casomai. Ok. Grazie mille, gentilissimo. Arrivederci. Arrivederci, buon Niente. lavoro. Oh, Cucì! Non mi mi hai fatto fanno. male lo scroto, medico, per favore. Non mi fanno in porto d'armi, non c'è il dottore, quindi andiamo a minarla un po' in giro. Vabbè, dai, Cucci. Facciamo due money e poi torniamo. Quindi sei pure dottore. Ma devo parlare con Medico! te, Cucì. Vabbè. Cosa vuole? Per favore, medico. Ah, vabbè, Oh, ma tutti arrivederci. sti turisti che ci sono oggi qua che parlano inglese. No, Cucì, cazzo fai, Cucì? Scappa. Oh. Oh, il fiasco mi uscì! Volevo uscire. Cucì, dobbiamo fare soldi, costa 150.000. Cucì, costa 150.000, dobbiamo fare soldi. Andiamo a lavorare, Cucci, vieni. Dici di guardare questa, Cucì. Ma Sì. costeranno tutte tanto. No, questa costa 65.000. Aspetta che la visito. Come va, Amy? Devo comprare casa, ragazzi. Qua c'è un armadio. Oh. È una merda, eh no, ma sono queste le case. Ma Cucì, qua questa c'è la sarebbe la piscina. mia piscina. Sì, cucì. È piccolina, però è accettabile, direi. 65.000 costa. Me la compro. La compro? Eppure la dobbiamo arredare. Oh, me la arreda compresa nel prezzo, dici. Sì, cucì. Compra, Allora, dove cucì. la compro? Da qua o da là? Quante entrate c'è? Dalla porta, cucì, dove sei entrato? Ma qua c'è un'altra porta. Ah no, questa era l'uscita di secondaria. Compriamo? Compriamo. Cucì, ho comprato casa! È buono. Salve. 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 Salve, salve. Lei è responsabile del concessionario? Sì. Ok. Vorrei fare un piccolo regalino a mio cugino, però cugì, ti devi allontanare, vai in macchina, dai, ti fa Va sto regalo. bene, mi Dai. allontano. Mi scusi, concessionario, basta che non mi regala qualche macchina rosa, va bene tutto. Sette in moto, cugì. Salve. Salve, mi dica.
No, ho mio cugino dentro che penso che vuole regalarmi un'auto e quindi mi hanno Ah. buttato fuori. Bella No, grazie. la sua macchina, elegante. Grazie, grazie. Bella, Costicchia. bella vera, sì, immagino. Quanto l'ha presa? 550.000. Ieri l'ho comprato. Alla Wow. faccia, si vede che è nuova, nuova. Io oggi ho Sì, comprato sì. casa, però ho qualche problema per arredarla. Poi cercavo qualche amico che mi aiutava nell'arredo. Deve andare all'IKEA. E dov'è l'IKEA, mi scusi? Allora. Non la sento più. Apre il GPS. Ha Sì? presente i laboratori human? Sì? Aspetti un attimo. Cucì. Cucì. Poi Gucci, ho incontrato questo amico che mi stava spiegando Continui per l'IKEA. la strada delle 1048, vada fino al 1048 e continui dritto, in teoria dovrebbe esserla davanti. Ma che cosa? Mi Hai scusi. Mi capito? scusi, ma sta consigliando mio cugino. Allora, 1048. Con lei sto parlando, signore. Mi dica, mi scusi. Ma che ha detto mio cugino? Cosa? Che ha consigliato a mio cugino? Le ho consigliato di andare all'IKEA. Ah, ok, vabbè. Cugì, vieni un attimo, dai. 1048 tutto avanti, grazie mille, gentilissimo. Vieni, cugì, vieni. Arrivo, Giovanni. Entra Ecco, dentro, eccomi. vai dal responsabile. Salve. Salve, mi dia la patente, gentilmente? Sì. Ecco qui. Ecco Allora, le do la macchina, cioè la moto. posto? Ah, la moto mi ha comprato. Sì, è un La regalo da tuo cugino. grande. A lei le chiavi, grazie di esserci. Grazie Grazie mille, gentilissimo. Buon lavoro. a voi. Ecco così, guarda che Cucì, ora amo è lì. la cicletta, Cucì! No, questa è la più veloce, la cucina. Grazie. Mizzica, ricordo che mio padre non me la voleva comprare perché pensava che mi stampavo in qualche muro. Dovevo arrivare ad Arena per avere la moto. Esatto, cucina. Cucì, Prova, prova. una cosa, sì, ora la provo, Cucì, una cosa. Mi è rimasta impallata la patente. Premi il coso sopra invio, il muscolo sopra invio. A posto. Facciamo un Tanto. giro? Sette per uno. E vabbè, faccio un giro. Dimmi tu dove ci dobbiamo vedere. Vediamoci al garage centrale, sai dove almeno. No. Vicino allo spa, vabbè, seguimi. Esci da qua Va e seguimi. bene. Capo per uscire da dietro, giusto? Ma Cucci. hai chiuso la macchina? Ma Ah, vero, sei con la mia macchina, aspetta che te l'apro. Cucci, vai piano, mi raccomando. Vado dietro di te, vado piano piano, è la prima volta in moto. Ragazzi, piglio un muro sicuro. Aia! Cucì, ma per Cucì, mettermi il mettiti il casco? casco. Ah, ok. Dove andate? Andiamo all'ospedale, vediamo se è arrivato quello là. Cazzo, io ragazzi non so guidare per niente.
Non so guidare! Prendi il muro. F Nando. No, è che non l'avevo. F per impennare? Ottimo, buona sapersi. Cusci, sento spari, Cusci. Li senti pure tu gli spari? Sì, Cusci, anch'io. Sono all'armeria, Cusci. Vicino c'è l'armeria. Ah, quindi staranno sì, provando sì, le armi. Vabbè. Sì, sì. Bersaglio, insomma. Ok, ok. E vuoi stare tranquillo, Cusci. Non ti preoccupare. Ma come mai sei così ansioso? Cusci, che è successo? Perché non c'ho un ferro, cazzo. Non posso difendermi. Cusci, devi fare prima il porto d'armi. Piano piano. Capito, Cusci? Lo so, Cusci. Va bene così, non si preoccupi. Cusci, sempre che mangi, sempre che bevi, oh. Chi c'è il radio? Mi sono ripulito tutto quello che avevo nelle tasche. Poi dobbiamo andare a fare la spesa. Bravo, Cusci. Tu devi comprarti la moto? Hai preso qualche bonifico al lavoro? Che Cusci. Vabbè, esco qua fuori sul retro. Meglia. Ah. E gira tutto il mondo intorno a una stanza mentre si danza. Oh, Cusci. Dai. Oh, ciao Cusci. Oh. Vai, vai, fai affare. Ok, le faccio la fattura. Cusci, io l'ho un po' sballato. No, tutto a posto. Passeremo a Warzone intorno alle 9, ok? 8 e mezza 9. No, 9, 9, facciamo 9. Oh, ma anch'io dovevo portare la moto. Meccanico! Ora ci informiamo. Scusi, lei è meccanico? Dimmi. Lei è meccanico? Sì, che devi fare? Salve, devo fare un full kit alla mia moto. Sì. Che è l'R6? Sì, l'R6, esatto. Ora le diamo addosso. 6.000 la moto, ma non il full kit. Sì. Il full kit costerà, non so, un po'. 4.300. Il full kit è 4.300? Sì. Ah, ciao, è finito. Ciao, vuole fare un nome? Certo. Mi scusi se mi metto nel mezzo, ma quanto costa il full kit nella Kawasaki Ninja? Casomai la porto. 43.000. Alla faccia! Sì. Cusci, non ce l'hai. Ma non migliora molto, non te lo consiglio. Esatto, Cusci. Non vale la pena sulla Kawasaki? No. Vabbè, ma io poi gli... se vuoi te lo faccio, non c'è un problema. Io gli scroccavo i soldi a mio cugino che è ricco, dice che ha preso il bonifico. Quando mai? Altro? Sì, può cambiare il colore, gentilmente. Sì. Questo fa un po' cagare. Lo vuole in rosa? No, oh. Come? No, lo voglio nero, tutto nero. A lui piace nero. Mi piace nero. Mi dissocio. Nero pago, gentilmente. Sì. Oh,
Cugino, sei un porcellino. Io e tu. Io non sono un porcellino. Io volevo il full kit e tu non me lo vuoi pagare. Altro? No, no, va bene così, la ringrazio. Controllo se sia bella marmitta. Ah, va Dovrebbe bene, esserci la Harapovice, ma non so sicuro. ah, Deve scoppiettare per bene. Poi, tanto mio cugino è raccomandato per gli sbirri. no, no. Non ti sbattevi con la moglie di sbirro, là, quella là, non ti raccomandava Ma è stato mica. tempo fa, è stato tempo fa. Mamma E mia, che maialotto. Però stava male perché suo marito era sempre in ufficio, sempre in ufficio. ora fate la sbattere dal marito, così magari non ti arresto. No, sono forse sono io che sbatto lui. Ma mi scusi, noi siamo di qua, vedo che lei è un bravo meccanico, ma non era meglio quella con i capelli viola? Non so che fine abbia fatto. No, peccato, peccato. Non lavora più qui. Eccolo, lo vuole? No, non lavora più qui, sono l'ho preso in gestione io. Vabbè, così in casa. Ah, sì. È Sì, lo bella, metto, lo bella metto. questa marmitta, bella. No, lo metto. Tanto a posto di quel grigio metallizzato Basta? cacca che esce di serie. Ah, sì, si può cambiare qualche cosa, si può togliere le larghe. No, mi spiace, ma no, ma se te la posso far nera. Palla nera, si nota meno gli autovelox. Vai, vai. Al massimo, cugino, ora appena esci, tiro un calcio alla luce della targa e fai finta che si è rotta. No, 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 va bene così, la ringrazio. Non si può cambiare niente, neanche i finestrini. Ma quali No, finestrini? Agli non ci specchietti sto. la moto, noi finestrini, rincoglionito. Finestrino, questo qua davanti. No, non si può, non si può. Non si chiama finestrino. Come cazzo si chiama? Io non so Cupolino. vedere. Cupolino. Come? Il pulino. Cupolino. C'è presente una coppola? Cupolino. Simile. Che cazzo ne so io. Ah, vabbè. Ti compri la moto e Sparata non sai a manco come funziona, te. Ma porca che miseria. cazzo ne so il Dio dà il cupolino. pane a chi non ha i denti. È arrivata la fattura? Paga, Cupolino, cupoletto. Coppola. A te Gucci. piace la coppola, Gucci? Potete darmi un documento, per favore? Ah, qui possiamo arredare casa. E come funziona? Vai, Gucci. Entra. Entro Dimmi dentro qualcosa, di Gucci. te o dentro il negozio? Entra in Perché negozio, Gucci. buonanotte, Laura? Cucci, passiamo da casa mia che ti faccio vedere come l'arredo per bene. Che ho fatto Va shopping bene, e devo Gucci. chiedere la consegna. Cucci, ho fatto due cose spettacolo per la camera da letto. Set a luci rosse. Occhio in queste curve, Gucci. Mi sono fatto male. Ma di te è morto. No, Cucì, ti sei fatto male, Cucì. Cucì. Cucì, non gli devo togliere il casco, che ho avuto l'incidente. Chiamo un'ambulanza. Mi sa che è morto. Cucci, resisti! Cucci, ma non c'è nessuno. Cugino! Sei morta e non c'è nessuno che te può salvare, questa è la cosa. No, muscolo! Non ci sono ambulanze!
Vabbè, vado a ridarmi casa che è qua vicino, qui vicino. Sei scomparso! Ah, vabbè, io sono gli occhi di riapri. Un coglione. Cucci, tutto a posto, ti sei Sì, ripreso. cucci. Sì, cucci. Sì, Non mi fa ridare casa se sei dentro, cane. allora aspetto fuori, cucci, No, vatti a fare un giro, vai a minarla un po', tanto io a me vado a basta. fare qualche rapina, dai. Mi dissocio. Vai, vai. Dici due soldi. Va bene. Cucci, sei arrivato ora, Cucci? Sì, Cucci, ho Ma andiamo a vedere questo porto d'armi, aspetta. finito di rapinare, Cucci, vieni là. Non c'è nessuno, cazzo. All'ospedale. Che devo fare questo porto d'armi, porco due. Niente, Cucci, per devi aspettare, Cucci. Il secondo episodio di GTA Roleplay finisce qui. Vi ringrazio per la visione. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e un commento e iscrivervi al canale. Vi ricordo inoltre di seguirmi nel link in descrizione per il canale Twitch e i vari social. Ci vediamo al prossimo episodio.